Allora, come prima cosa, ricapitoliamo un po' le cose viste la lezione precedente, chiaramente concentrandoci semplicemente sulle caratteristiche ai terminali del dispositivo che abbiamo visto, quindi tralasciando tutta la parte di calcolo delle correnti. Noi l'altra volta che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che esiste un dispositivo denominato MOSFET nella sua versione ad arricchimento a canale N, che è un dispositivo a più terminali che ha questo simbolo. Abbiamo un terminale che viene chiamato drain, un terminale chiamato gate, un terminale chiamato source e un terminale indicativo del body o del substrato. Quindi il MOSFET a canale N ad arricchimento è un dispositivo che ha quattro terminali. Abbiamo visto che il fatto di avere più terminali è alla base della possibilità di realizzare con questi dispositivi degli amplificatori, perché quando abbiamo visto il modello generale di un amplificatore abbiamo notato che dobbiamo avere a disposizione un elemento che è capace di farci ottenere in uscita una grandezza condizionata da quello che accade ad altri due terminali in un altro posto. Ora, questo dispositivo MOSFET, almeno come l'abbiamo iniziato a studiare noi, abbiamo immaginato che lavori in una condizione nella quale questi due terminali, risorse e substrato, siano cortocircuitati. Dal punto di vista del simbolo, questo lo si capisce laddove non vediamo proprio evidenziato il terminale di substrato. Quindi se troviamo nel nostro circuito un simbolo con soli tre terminali, questo qui sottintende che stiamo lavorando nella condizione in cui questi due terminali sono cortocircuitati. Dal punto di vista costruttivo, il MOSFET a canale N ad arricchimento noi lo possiamo immaginare realizzato in questo modo. Abbiamo un substrato di tipo P, all'interno di questo substrato realizziamo due regioni fortemente drogate di tipo N, più, il più indica che sono molto drogate. Nella zona superficiale sovrastante, quindi tra le due regioni fortemente drogate, si fa crescere uno strato di ossido di silicio. Al di sopra di quest'ossido troviamo il metallo che rappresenta la gate, quindi questo terminale qua del dispositivo. Le zone fortemente drogate sono anch'esse contattate e rappresentano il terminale di source e il terminale di drain. Il substrato è contattato e rappresenta il quarto terminale, quello di base. Le grandezze più significative di questa struttura sono sicuramente la lunghezza del canale L, cioè la distanza fisica tra le due regioni fortemente drogate. La profondità del dispositivo, quindi la terza dimensione, che rappresenta la larghezza del canale, lo spessore di Ox dell'ossido di gate. Abbiamo detto che le lunghezze tipicamente L e W, che vengono detti il fattore di forma del dispositivo, sono dell'ordine dei micron, lo spessore dell'ossido è dell'ordine dei nanometri. Abbiamo poi ricavato, diciamo, le correnti che attraversano questo dispositivo. Chiaramente, per parlare di correnti occorre che noi a questo dispositivo applichiamo delle tensioni.
come vengono applicate tensioni a questo dispositivo? Abbiamo detto tipicamente questi due terminali qui sono in cortocircuito e rappresentano la massa, comunque il terminale comune per quello che riguarda le tensioni. Dopodiché, per poter avere una corrente elettrica che scorra tra source e drain, noi dobbiamo in qualche maniera fare in modo che ci sia un canale di comunicazione tra queste due regioni, che sono N, poi qua avremo il P e qua abbiamo l'N. Per ottenere questo canale di comunicazione, noi andiamo a polarizzare la gate. Che significa polarizzare la gate? Applicare una tensione positiva alla gate che, richiamando le cariche negative, realizza uno strato di inversione nel canale. Quindi io devo applicare una tensione VGS. Senza la creazione di questo canale, in questa struttura non passa corrente. Non passa corrente perché, sebbene noi abbiamo delle giunzioni qua, queste giunzioni sono inversamente polarizzate, perché noi il P, il substrato, l'abbiamo messo a zero. Okay? Quindi l'unico modo per avere corrente in questa struttura è avere una corrente superficiale che può circolare soltanto quando noi realizziamo il canale, cioè l'inversione del segno del semiconduttore a ridosso dell'ossido. Quindi la tensione VGS ci serve per formare il canale. Naturalmente, affinché il canale sia formato, la tensione VGS deve essere maggiore di una certa quantità, VTH o VT soltanto, tensione di soglia. La tensione di soglia è dell'ordine del volt. Quindi, una volta che abbiamo formato il canale applicando la tensione di soglia, per avere un passaggio di corrente noi dobbiamo applicare una differenza di potenziale tra queste due regioni. Quindi una batteria VDS. A questo punto, se applico una tensione tra drain e source, tutta questa struttura qua si comporta come, diciamo almeno per bassi valori, della VDS, come se fosse una resistenza, e io ho la circolazione di una corrente. Questa corrente che, come evidenziato dal simbolo, per noi è positiva quando esce dal source. Un'altra cosa che va notata è che, avendo noi un canale N, la corrente che passa in questa struttura è tutta e soltanto una corrente di elettroni. Per questo motivo il MOSFET si dice anche che è un dispositivo unipolare, cioè la corrente è affidata ad un solo portatore di carica. Questo perché? Perché invece vedremo, facciamo il transistore è bipolare, noi abbiamo corrente, diciamo, provocata da entrambi i portatori di carica. Quindi il MOSFET è un dispositivo unipolare. Come è possibile legare queste tensioni che abbiamo applicato con la corrente uscente dal source? Abbiamo visto che in realtà noi abbiamo due regioni di funzionamento, cioè la corrente la possiamo descrivere in due modi. La prima modalità è detto, diciamo, funzionamento o comunque regione di triodo. La regione di triodo è la condizione di funzionamento nella quale ci troviamo quando la tensione tra drain e source è minore o uguale della tensione che ci forma il canale VGS meno VT. Ok? Quindi quando io lavoro con valori di VDS bassi, posso effettivamente immaginare che la conduzione qua dentro sia di tipo resistivo o in triodo.
in questa regione la corrente di drain io la posso scrivere in questo modo. Che cosa dice questa equazione? Che tra la corrente di triodo e la tensione, lasciamo per un attimo da parte questo termine qua, tra la corrente e la tensione c'è un fattore di proporzionalità, quindi effettivamente il dispositivo si comporta come se fosse una resistenza. All'aumentare della VDS il termine con meno fa sì che questa caratteristica che va via lineare in realtà cominci a diminuire e si entra nella regione di saturazione. La regione di saturazione è caratterizzata dal fatto che la tensione VDS è maggiore della VGS-VT. E in questa regione noi possiamo scrivere che la corrente è indipendente dalla tensione VDS. Cioè a un certo punto la corrente ha un comportamento di tipo lineare fino a che a un certo punto la corrente non dipenderà proprio più dalla tensione, almeno in prima approssimazione, dalla tensione tra drain e source. Prima di aggiungere qualche particolare su questa equazione, vediamo che il termine fondamentale di questa equazione è il K con N, cioè il coefficiente di proporzionalità che io ho tra la corrente e la tensione al quadrato. Il K con N quindi ha le dimensioni non proprio di una conduttanza, ma comunque lega tensione, corrente e tensione, viene detto fattore di transconduttanza del dispositivo, ed è pari a un mezzo mu con n ciox w su l. Quindi il k con n, questo fattore, dipende essenzialmente da due tipi di oggetti: mu con n ciox, che sono dei parametri fisici legati soltanto alla tecnologia, allo spessore dell'ossido, alla costante dielettrica del silicio, alla mobilità degli elettroni. Questo qui è in genere un parametro che non è modificabile perché dipende da come viene fabbricato il dispositivo. Poi abbiamo un'altra quantità che dipende soltanto dalla geometria del dispositivo, da come ho fatto lungo il canale e largo il canale. Questa quantità prende il nome di fattore di forma ed è un rapporto tra dimensioni fisiche. Il tutto ha le dimensioni di ampere su volta al quadrato. In realtà noi abbiamo visto che se andassimo a disegnare le caratteristiche corrente, tensione, VDS per un dispositivo reale, noi non ci ritroviamo esattamente con questo comportamento. Perché? Che cosa prevederebbero queste equazioni? Regione di triodo. La corrente è, innanzitutto, la corrente è zero se non applico la tensione alla gate. Comincio ad applicare tensione alla gate, si forma il canale e la corrente assume un andamento lineare con la VDS. Che
che dipende però anche da quanto è formato il canale, da quante cariche sono al canale, quindi dipende anche da quanta VGS, diciamo, ci ho applicato. Per cui queste caratteristiche vedono come parametro la VGS. Aumentando la VDS, la seconda equazione mi dice che se io vado in regione di saturazione, la corrente non dipende più da questa tensione, quindi io mi dovrei aspettare un comportamento di questo tipo. Una corrente completamente costante. In realtà, se vado a fare le caratteristiche per un dispositivo reale, mi accorgo che questa corrente invece ha una dipendenza dalla tensione, in particolare questa corrente cresce debolmente all'aumentare della tensione VDS, e questa corrente che cresce è tale che se io immagino di prolungare queste rette sul semiasse negativo delle tensioni, tutte queste rette si intersecano in un valore di tensione che è intorno a una cinquantina di volt, dove tutte queste caratteristiche si congiungono. Questa tensione a cui tutte le caratteristiche si congiungono prende il nome di tensione di Hurley ed è chiaramente una tensione negativa. Questo che vuol dire? Vuol dire che oltre, diciamo, alla corrente che noi abbiamo considerato, questa corrente che è costante, in realtà a questa componente io ne devo sommare un'altra che tiene conto di questa debole salita della corrente proporzionale alla tensione. Cioè io devo considerare anche che c'è un comportamento di tipo resistivo con la VDS. Di questa cosa se ne tiene conto moltiplicando questo termine per un termine correttivo che dipende dalla tensione di uscita. Quindi io con questo termine correttivo introduco una proporzionalità tra la tensione e la corrente. Questo fattore di proporzionalità, lambda, non è altro che 1 su V con A. Quindi diciamo, noi abbiamo trovato un modo per ottenere delle equazioni che ci legano la tensione e la corrente di questo dispositivo. Quando uno quindi analizza dei circuiti che hanno i MOSFET all'interno, che cosa deve fare come prima cosa? Deve stabilire in che regione di funzionamento si trova il dispositivo. A seconda della regione di svuotamento, uno userà per descriverlo questa equazione o questa equazione. Va bene? Ora concentriamoci un po' maggiormente sul comportamento in saturazione. Anche perché quando noi andremo a realizzare degli amplificatori sfrutteremo esclusivamente la saturazione del dispositivo, la regione di saturazione. Quindi soffermiamoci esclusivamente su questa equazione. Allora, la prima cosa che, diciamo, sulla quale ritorniamo rispetto alla volta precedente, abbiamo detto noi aggiungiamo questo termine perché teniamo in conto del fatto che ci sta un comportamento di tipo resistivo.
Allora, se io mi voglio calcolare quant'è questa resistenza che vado a introdurre, io posso andarmi a calcolare quella che chiamo R0, resistenza differenziale dell'uscita. Come me la posso calcolare questa resistenza? La resistenza non è altro che dV su dI, d'accordo? Quindi, poiché io ho l'equazione della corrente in funzione della tensione, questa resistenza me la posso calcolare facendo dI rispetto a dV. Metto il simbolo delle derivate parziali perché? Perché questa equazione, in realtà la corrente dipende da due variabili, la tensione sulla gate e la tensione sul drain. Quindi, fissata che sia una VGS che io ho applicato al dispositivo, la corrente io me la devo andare a calcolare come DI su DV tenendo l'altra grandezza costante. Chiaramente a meno 1. Ok? Quindi questa resistenza in realtà quanto vale? Devo andare a fare la derivata di questa espressione. Allora, il primo termine che è K con N di Gs meno VT4 per 1. Se io vado a derivare questo termine rispetto alla VDS, la derivata è 0, non compare proprio la variabile. L'altro termine è K con N di Gs meno VT4 per lambda VDS. Se vado a fare la derivata rispetto a questo pezzo qua, che cosa ottengo? Ottengo che questa è pari a K con N di Gs meno VT4 per lambda a meno 1. Ok, questa è la derivata. Ma chi sono i due termini qua dentro? Questa qui chi è? Questa è la corrente di drain calcolata non tenendo conto del fattore correttivo. Quindi la corrente che mi veniva fuori, diciamo, nella mia prima approssimazione. Quella che posso chiamare ID. Lambda chi è? Lambda, abbiamo detto, vale 1 su tensione di Hurley. Quindi questo è VD, VD su VA. Ossia, la resistenza non è altro che VA tensione di Hurley sulla corrente calcolata senza tenere conto di questo ulteriore incremento. Guardate, questo parametro qua noi lo useremo sempre, è un parametro molto importante, soprattutto quando uno va a lavorare poi, diciamo, applicando segnali di tipo sinusoidale, quindi questo qui noi ce lo possiamo ricordare. Questa equazione banale però ci consente anche un'altra osservazione. Consideriamo il caso in cui riteniamo la corrente costante. Vabbè, quindi consideriamo soltanto l'equazione senza tenere conto degli effetti, diciamo, di secondo ordine. In realtà questa equazione che cosa ci dice? Che io posso rappresentare il funzionamento del dispositivo in condizioni di saturazione attraverso un modello. Che cos'è un modello in questo caso? È un circuito semplice da essere realizzato, il cui comportamento rispecchia strettamente questa equazione. D'accordo? Perché che cosa mi dice questa equazione? Se voi vi ricordate quando abbiamo fatto i modelli generali degli amplificatori, noi che cosa abbiamo detto? Io immagino di avere un doppio dipolo. Allora, io se mi immagino di avere un doppio dipolo nel quale un terminale per me è la gate, l'altro terminale per me è il source,
che cosa vedo io da qua? Che io ho un altro terminale, abbiamo detto spesso che nella maggior parte degli amplificatori noi abbiamo un terminale comune tra ingresso e uscita. Che cosa vedo io qua? Che su un terminale di uscita, drain, io mi trovo una corrente che dipende esclusivamente da quello che succede agli altri due terminali. Cioè questa equazione è del tutto equivalente a un circuito, a un modello circuitale che è fatto così. C'è un doppio bipolo nel quale un terminale è il gate e uno è il source. Tra questi due io avrò una differenza di tensione che è la VGS. In dipendenza di quella che qua è la differenza di potenza di tensione, io avrò in uscita all'altro terminale una corrente di drain che è legata soltanto a quello che succede tra qua e qua ed è legata tramite questa espressione K ponente VGS meno VT al quadrato. Quindi vedete, ricomincia a tornare il fatto del generatore controllato. Perché questo è utile? Perché io vado a sostituire a quello che è un dispositivo che ha sì un simbolo ma di cui non riesco a legare facilmente l'equazione della tensione e della corrente, sostituisco un circuito che io so risolvere in maniera semplice. Come lo so risolvere io con la carta e la penna? Lo risolvo con il simulatore. Quindi un circuito dove io non ho altro che un generatore controllato di corrente. Se voglio affinare questo modello che ho realizzato, che cosa ci devo andare ad aggiungere? Mi devo ricordare che la corrente non è esattamente indipendente dalla VDS, ma alla corrente costante io gli devo andare ad aggiungere la dipendenza con la tensione che mi dà quell'incremento lineare. Cioè, che cosa devo andare ad aggiungere come elemento a questo modello? Ci devo andare ad aggiungere la resistenza è lo zero. Quindi questo modello qua che cosa mi dice? Mi dice che la corrente di drain è data dalla parte che dipende soltanto dalla VGS più un incremento con la tensione di uscita datomi da questa resistenza R0. Quindi questo modello descrive completamente e in maniera diciamo esatta il funzionamento del MOSFET in saturazione e questo viene detto modello per antisegnali. Chiaramente modello per antisegnali vi dovrebbe dire subito che noi poi faremo il modello per piccoli segnali, perché questo qua è un modello semplificato ma è ancora un modello non lineare, cioè la tensione al quadrato. Nelle nostre applicazioni poi vedremo che invece ci ricondurremo a un modello lineare, ok? Ma in ogni caso la cosa importante è la possibilità di ottenere un modello, cioè un qualcosa, una rete semplice, una rete elettrica che sostituisce un'equazione. Ok? Quindi questo poi mi consentirà di risolvere circuiti più complessi passando da equazioni a reti elettriche. Fortunatamente per voi gli altri tipi di dispositivo non diciamo necessitano di tutte le cose che abbiamo detto adesso, perché come vedremo
si possono trattare esattamente allo stesso modo, utilizzando esattamente le stesse equazioni, facendo soltanto attenzione ai segni delle tensioni che uno ci va a mettere. Quindi, se noi adesso andiamo a vedere il dispositivo di arricchimento di tipo P, possiamo prendere tutto quello che abbiamo detto e, diciamo, semplicemente facendo attenzione ai segni delle tensioni, riutilizzare tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Quindi vediamo rapidamente come è fatto un MOSFET a canale P ad arricchimento. Come deve essere fatto questo dispositivo? Se prima sono partito da un substrato P, adesso partirò da un substrato N. In questo substrato N ci vado a realizzare due zone P+. L'ossido e il metallo e ottengo la gate. Il sus, il drain, il sus. Per tutto quello che abbiamo detto prima, supponiamo anche in questo caso di collegare insieme source e body, abbiamo detto che tutte le condizioni che non li vedono collegati, questi due terminali, sono peggiorativi per il funzionamento del dispositivo, perché ci portano in conto l'effetto body, cioè un effetto peggiorativo delle caratteristiche. Bene. Qual è l'unica differenza che io ho in questo caso? Devo creare tra queste due zone un canale di tipo P. Vuol dire che devo richiamare carica positiva, quindi da qua io devo applicare una carica negativa. Devo una tensione negativa. Che vuol dire? Che la tensione alla gate deve essere negativa, quindi io non avrò più una VGS maggiore di 0, ma avrò una VSG, no? Cioè il source deve avere il potenziale più alto della gate. Per questo motivo il source io lo vado a collegare con la batteria, diciamo con la tensione più alta che ho nel circuito, questa volta non lo collego a massa, ma applicherò le tensioni in questo modo qua. Quindi io avrò una VSG. Questa VSG dovrà essere maggiore di una tensione di soglia che chiaramente sarà negativa, cioè io dovrò essere più negativo di una quantità tensione di soglia. Quindi noi avremo una tensione di soglia che in genere viene denominata con VTP, che è anch'essa negativa. Quindi se supero, per esempio, tensione di soglia meno 1, io ci dovrò applicare meno 2, meno 3, quindi una tensione più negativa della tensione di soglia. Questo farà sì che io qua abbia un canale di carica libera di tipo P e se applico una tensione dall'esterno, questa corrente può scorrere nel dispositivo. Chiaramente come la vado a mettere la batteria? Utilizzerò sempre come riferimento il source, quindi la batteria sarà
in questo verso qua, quindi un V, S, D. Quindi il source è sempre il riferimento delle tensioni, ma questa volta è quello dove io vado a mettere i poli positivi. A questo punto il verso della corrente sarà positivo entrante nel source. Per cui il simbolo di questo dispositivo generalmente lo trovate disegnato così. Il source viene messo sopra, perché sarà poi il punto dove io ci vado a collegare le batterie, e la freccia è entrante per rappresentare il fatto che la corrente per noi è positiva entrante in questa struttura. La fisica del funzionamento resta inalterata, quindi le equazioni che ho scritto prima io le posso usare uguali. Che cosa cambia? Cambia il fatto che la VDS era positiva, qua è negativa, VGS era positiva, qua è negativa, VT qua è negativa. Quindi io posso riscrivere esattamente le stesse equazioni utilizzando il valore assoluto davanti a tutte le tensioni. Okay. Quindi io le equazioni del primo osso le posso scrivere identicamente. La regione del triodo dove sarà? Sarà la regione nella quale VDS è minore o uguale di VGS meno VT, e la corrente sarà K con P 2 VGS meno VT al quadrato per VDS meno VDS quadro. Regione di saturazione, VDS maggiore di VGS meno VT, ID. Assolutamente identiche. Che cosa cambia? Cambia soltanto il fattore di trasconduttanza, perché adesso sarà un mezzo mu con P COx W su L, perché in questo canale si muovono le lacune, quindi la mobilità che devo considerare è la mobilità delle lacune. Voi vi ricorderete senz'altro che quando abbiamo parlato delle mobilità, così come delle della coefficiente di diffusione, noi abbiamo detto che la mobilità dell'elettrone è circa 2,5 volte più grande di quella della lacuna. Questo che vuol dire? Che a parità di tutto, di tensioni, di area, di tutto, il MOSFET a canale N ha una corrente 2,5 volte più grande di quella a canale P. Questo è il motivo per il quale uno tende a utilizzare dispositivi nei quali i portatori sono gli elettroni, perché sono intrinsecamente, diciamo, più performanti delle lacune. Ma come vi dicevo, la maggior parte delle applicazioni, quasi la totalità delle applicazioni digitali, prevedono l'utilizzo contemporaneo dei due dispositivi. L'ultima osservazione che volevo fare su questo dispositivo qua
è che voi sui libri in genere trovate questa, come prima diciamo, figura, una cosa di questo tipo qua. Nella pratica le cose non sono esattamente così, per due ordini di motivi. Il primo è che quando si va a fare un circuito integrato si realizzano tutti i componenti contemporaneamente nello stesso substrato e si parte sempre da un substrato di tipo P. Quindi noi non avremo mai il substrato di tipo N per andarci a fare il PMOS. Quindi in realtà noi che cosa avremo? Noi avremo un unico substrato di tipo N dove avremo per fare il PMOS di tipo P. Per fare il PMOS dovremo prima creare all'interno di questo substrato una tasca che viene detta N-well e all'interno di questa tasca N-well poi vengono realizzati i due terminali di source e drain. Okay? Questo perché la partenza, tutti i substrati, si parte sempre da substrati di tipo P. Nelle slide che vi ho messo sul sito ci sta fatto vedere questo, ci ha fatto vedere come partendo da un substrato di tipo P si realizza l'N-well, in realtà in genere si realizza pure la P-well e all'interno di questa si realizza l'N-MOS e accanto si realizza il P-MOS. L'altra cosa che vi volevo far notare e che voi avete visto quando abbiamo visto come si fanno i processi tecnologici è che noi abbiamo studiato la tecnologia planare dicendo che cosa? Che tutti i nostri processi venivano fatti dalla superficie, quindi sarebbe singolare andare a realizzare questo contatto qua dentro, no? I contatti, noi abbiamo detto, noi tutti i processi che noi realizziamo li facciamo tutti qua. Quindi voi non troverete mai che questi sono dispositivi che hanno questo substrato contattato dall'altro lato del wafer, ma tipicamente il substrato anche viene contattato dall'alto. Per fare il contatto non si mette direttamente il metallo come abbiamo fatto per queste altre regioni, no? Come queste regioni abbiamo disegnato il metallo sopra, abbiamo detto questo fa il contatto. Trovate sempre prima una regione fortemente drogata, perché sennò il contatto con l'alluminio non viene ionico come deve venire. Quindi se io voglio contattare un N, vado a fare prima un N più e là sopra poi metto il contatto. Tutti questi dettagli li trovate poi nella presentazione che sta sul vostro, che ho messo sul vostro sito. Okay? Quindi anche nel caso del tipo N voi troverete N più, N più, e qui troverete un B più. A che serve? Serve a fare il contatto di substrato. Ok? E questo noi tendiamo a realizzare tutti i processi dall'alto, in superficie del dispositivo. Prima di fermarci, due parole sull'altro tipo di dispositivo MOSFET, che è il MOSFET a svuotamento. O come trovate, depletion. Anche in questo caso non dovremo dire niente di nuovo perché abbiamo già detto abbastanza sulla fisica. Che cosa significa dire che un MOSFET è a svuotamento? Vediamolo per il tipo N, ma è esattamente lo stesso per l'altra versione. Significa dire che quando io vado a realizzare questo dispositivo, gli costruisco i
io il canale. Cioè, nel momento in cui lo vado a realizzare, qui, in questa zona, io vado fisicamente a realizzare il canale, cioè ci metto delle cariche proprio di tipo E, un drogaggio di tipo E. Che cosa cambia? Cambia il fatto che io adesso, pure se non applico tensione alla gate, basta che metto una differenza di potenziale tra qua e qua, la corrente passa, perché il canale ce l'ho già, non ho bisogno di formarlo. Allora a me che mi serve la gate? Mi serve perché attraverso la tensione qua io posso o mandare ancora più carica negativa a questo canale, quindi farlo diventare più conduttivo e aumentare la corrente, oppure posso, invertendo il segno della tensione, svuotarlo di cariche e quindi far passare meno corrente, al limite farlo proprio, diciamo, spegnere. Quindi che cosa posso fare? Abbiamo detto, anche se io non ci metto tensione, qua la corrente io ce l'ho e la corrente ha la sua forma, triodo e saturazione. Anche se non applico tensione BGS, questo comunque conduce. Però, se io metto una tensione positiva, qua aumento il numero di cariche negative che tengo nel canale, l'effetto di prima, quindi questa corrente aumenta. Se io metto una tensione negativa, allontano le cariche dal canale, il canale diventa più resistivo, la corrente diminuisce. Al più potrei addirittura strozzarlo il canale, fare in modo che la corrente non circoli proprio più. È evidente che per strozzare il canale io devo applicare una tensione negativa. Questa tensione di pinch off o di svuotamento viene denominata VTD ed è una tensione negativa dell'ordine dei 3 volt. Noi non ci occuperemo di questo dispositivo, ci sono anche le caratteristiche, sono esattamente molto simili a quelle che abbiamo visto, tranne che abbiamo la VTD, ma diciamo, trova delle applicazioni in qualche circuito di elettronica digitale, quindi per quello che ci serve a noi non ne vedremo applicazione, ne abbiamo detto, diciamo così, per completezza. Va bene, ci fermiamo un po'.